Buongiorno, allora, dopo che mi ha contattato Luca di Cavaglià, mio paese natale, per probabili frammenti di meteorite che sono caduti nel suo cortile, mi sto dirigendo proprio da lui per verificare di persona e continuare con l'indagine. Quindi seguitemi e andiamo a vedere come sono questi frammenti, non vedo l'ora. Allora, amici, siamo a Cavaglià, in provincia di Biella, e sono qua col mio amico Luca che mi ha scritto già qualche giorno fa su possibili ritrosie, un po' di più. Sarà stato il mese di Maggio maggio-giugno almeno. la prima volta. Poi qualche settimana fa mi ha ricontattato scrivendomi e mandandomi delle foto. Raccontaci cosa è successo, Luca. E niente, qua a casa mia dove ogni tanto mi fermo e guardo per terra perché non so cosa fare e niente, ho trovato delle pietre strane confronto alle altre. E guardandole ho visto che erano strane, e allora le ho prese, ho cercato di capire se c'erano dei punti di fusione, e lì mi sono pensato subito che era un meteorite, e Possibile quindi meteorite. possibile, e ho mandato un messaggio a Simone chiedendo di aiutarmi, e lui mi ha un po' un attimino indicato e stimolato la Adesso ricerca. all'inizio cosa hai fatto? Le hai prese, le hai ributtate nel cortile perché non Purtroppo sapendo. sì, vedendo questa cosa strana, le ho prese e le ho ributtate. Queste sono due delle, diciamo, particolari che hai ritrovato. E poi ce ne sono altre più scure di un altro colore. Quindi diciamo che la possibilità che siano meteoriti sono abbastanza ampie, no? Sì. Adesso cercheremo di indagare e andare più a fondo. Ho fatto vedere. Quindi indicativamente il periodo. Allora, dal 15 di settembre in poi, perché io sono arrivata il 15 di Ah no, ma era settembre. molto prima perché avevamo messo dentro al No, banco. quella che ha L'ho trovato trovata lui, sì, io, invece l'ho le tue trovata a le hanno trovate settembre. a maggio-giugno. Maggio-giugno me lo ricordo. Sì, Sì, maggio-giugno me lo ricordo, perché io poi maggio-giugno andavo via luglio settembre. ed Sì, erano già perché il arrivate. messaggio E che prima mi di ha maggio-giugno mandato. non l'avete notata? No. No, a me sembra inizio anno che qualcosa avevamo visto e poi le abbiamo buttate per terra di nuovo. Le prime piccoline le abbiamo Sempre lì in tirate. quella zona lì? Sì, sempre qua, davanti a casa. No, ma dico in quel pezzo che mi hai fatto Sì, vedere. sempre lì. Solo che erano piccoline, ho detto guarda che pietra strana, scura. Perché io ne ho una lì fuori. Però la pietra del vulcano Se volete la faccio è vedere. porosa. Io ne ho anch'io qualcosa del Vesuvio, ma non è levigata. Bravo. Cioè, il Non ci ho mai meteorite fatto non è difficile da caso. riconoscere, nel senso, se Ciao. tu hai una pietra di un vulcano, è comunque particolare perché è porosa, perché comunque il Certo, vulcano ha una caratteristica sì. particolare quando si solidifica la lava, no? Sì, ma Problema che il questo meteorite ha una caratteristica che durante il rientro in atmosfera si consuma perché viaggiando a velocità Vedi, no, supersoniche noi non lo sapevamo, sì. si consuma, si Io brucia. quindi ho detto, ma sarà la pietra che si è rotta. L'abbiamo presa e buttate via. Mentre invece queste qua hanno, cioè, un'appartenenza del tipo, queste tre qua e questa diversa. E anche come materiale, questa è più È più ferrosa ancora, ferroso. queste qua sono diverse. E poi anche comunque si sente l'odore del bruciato e della levigatura qua. Sì, ma io mi ricordo che no, erano tre. Quattro con quella che c'è in mano. Allora, qua sono 33 grammi di queste qui, mentre invece queste sono più pesanti, perché per due, vedi, è già proprio un materiale più ferroso. Vedi, sono due pezzi che si uniscono, durante comunque sono bruciati qua. Durante la discesa si vede che... E quest'altro che non riesco a capire... Da dove sia, però sì, comunque sono le stesse. Andiamo a vedere fuori se ne troviamo ancora. E quest'altri anche sono più o meno dello stesso colore, però non appartengono allo stesso meteoro. Tu guardi.
forse così. No. Siamo gli unici nell'universo, cioè c'è ognuno di noi ha avuto questo pensiero, che non siamo soli. Allora, io ho qua i frammenti, possibili frammenti di meteorite che mi ha lasciato Luca. Adesso cercherò in qualche maniera di trovare qualcuno che mi dia una mano a capirne di più. Sono veramente emozionato da quello che ho tra le mani. Ringrazio tantissimo Luca per avermi contattato. È praticamente un sogno che si realizza, poter maneggiare, se sono effettivamente meteoriti, frammenti di meteorite, è veramente un sogno. E cercheremo di indagare insieme a Luca, contattando qualche esperto, capirne la qualità e soprattutto da cosa sono formate, e poi vi terrò informati. Mi raccomando, seguite gli aggiornamenti. Un abbraccio da Simone.